Simone Aizzo saluta il grande fratello VIP, il commovente discorso. Grande fratello VIP, Simone Aizzo commuove gli altri concorrenti, il discorso inaspettato. Nella diretta del Grande Fratello VIP che andrà in onda questa sera, 9 ottobre 2017, Simone Aizzo potrebbe dover lasciare la casa. La regista si trova infatti al televoto contro Lorenzo Flaherty. La donna ha regalato moltissime emozioni e con il passare dei giorni ha cercato di dare sempre di più. Simone ha cercato di portare un determinato equilibrio all'interno del reality show, ed ha cercato di far aprire tutti i concorrenti. La Aizzo si è infatti soprannominata la mamma di tutti i suoi coinquilini. La moglie di Ricky Tognazzi ha voluto omaggiare i suoi compagni di avventura con una commovente lettera in cui ha scritto un pensiero rivolto ad ognuno di loro. Le reazioni degli altri sono state una diversa dall'altra. Simone Aizzo al Grande Fratello VIP, un pensiero speciale per tutti i concorrenti. Simone Aizzo rivela che, nel caso in cui debba lasciare il Grande Fratello VIP, porterà con sé un grande bagaglio di umanità e di storie che ha avuto modo di conoscere e apprezzare. Di Giulia mi prendo, perché mi piace molto, una grande velocità di reazione sulle cose, e virgola Ignazio sa correre da solo, però se vuole i suoi gregari ce li ha. Ha un rapporto molto forte con sua madre e che, invece, sta ancora costruendo un grandissimo rapporto con suo padre. Di Cecilia mi porto una grande simpatia, un broncio amoroso, e virgola. Luca è strategico, ma onesto e pieno di sfaccettature. Di Lorenzo mi porterò la sua riservatezza. Di Ivana purtroppo so poco, non sono mai riuscita a fermarla. Grande Fratello VIP, Simone Aizzo lascia tutti senza parole, gli ultimi saluti. Simone ha avuto una bella parola per tutti i concorrenti del GF VIP. A grande sorpresa, la regista ha rivelato che Di Geremias si porterà a casa davvero tutto. Noi due stiamo bene solo quando stiamo male tutti e due. Geremias viene fuori solo in alcuni momenti. Ci siamo trovati sul dolore. Anche sulla bellissima Aida Jespica ha un'opinione a dir poco sorprendente. Aida non la conoscevo, è preceduta dal suo passato, da questa bellezza. Ha scoperto che ha un passato molto difficile e mi fa molto piacere che sia uscito fuori. Per Veronica non altro che bellissime parole. È nata una grande storia filiale, ma anche sorellare. Infine, che è stato un pensiero anche per Daniele Bossari. Uno dei momenti più belli in casa è stato proprio il suo compleanno.